Bentrovati al nostro appuntamento settimanale dell'Avvento, il tempo della luce e dell'attesa nei musei senesi. La tappa di oggi si trova in Val d'Orcia, in un contesto paesaggistico e storico straordinario. All'interno della piccola chiesa di San Giovanni Battista, che oggi ospita una sala d'arte, si trovano infatti alcuni dei più grandi artisti senesi del Rinascimento, da Giovanni Di Paolo, che scoprirete attraverso la lettura speciale di Don Enrico, ma anche a Simone Martini, Lorenzo Di Pietro, detto il Vecchietta, che per anni si è ritenuto fosse nato proprio nel borgo di Castiglione d'Orcia. Accanto a questo piccolo museo, all'interno della nostra rete di Fondazione Musei Senesi, è possibile visitare anche la Rocca di Tentennano, una fortezza straordinaria che domina tutta la valle e che ci riporta ai tempi del Medioevo e anche alla figura di Santa Caterina. Adesso per voi buon ascolto. Dai bastioni della fortezza di Montalcino oggi il nostro sguardo si perde tra l'Amiata e la Val d'Orcia in un panorama bellissimo in questa mattinata di dicembre. E siamo proprio davanti al panorama che inquadra la Rocca d'Orcia, da dove proviene, dalla chiesa di San Simeone alla Rocca d'Orcia, da dove proviene l'opera d'arte che ci dà lo spunto di riflessione per questa giornata di oggi. È conservata quest'opera d'arte non più a Rocca d'Orcia, ma nella Sala d'Arte San Giovanni a Castiglion d'Orcia, il capoluogo comunale, e si tratta della bellissima pala della Madonna che allatta di Giovanni Di Paolo. Giovanni Di Paolo è uno dei pittori più significativi del Quattrocento senese, dipinge quest'opera negli anni 40 appunto del Quattrocento e rappresenta ancora una volta una Madonna col bambino che allatta. Però qual è la caratteristica tutta particolare anche dal punto di vista iconografico che Giovanni Di Paolo dà a quest'opera? È come se quest'opera fosse compresa fra due misteri della vita di Cristo. Ai piedi della Madonna infatti vediamo l'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Beata Vergine Maria e in alto sulla cuspide la Crocifissione. Annunciazione, cioè inizio del mistero dell'Incarnazione, Crocifissione, Redenzione. Al centro la Madonna che allatta, ancora una volta è il gesto più umano, più semplice che l'uomo conosca e che rappresenta la nostra quotidianità umana, come se questo autore di oggi ci dicesse l'eternità pervade, permea il quotidiano che stiamo vivendo. Incarnazione e redenzione che, come due parentesi, dall'alto al basso, comprendono il mistero della vita dell'uomo.